Buongiorno e ben ritrovati per questa nostra nuova puntata di 7 in punto. Questa mattina è un piacere avere con me anche quest'anno Nicola Boscoletto, presidente della cooperativa Giotto e una persona che ci ha accompagnato in tanti anni di informazione con le attività all'interno del carcere di Padova e non solo, molte attività solidali anche con le persone che hanno magari delle disabilità e altri tipi di problemi reinseriti all'interno di un contesto sociale dignitoso soprattutto e di alta qualità sempre. E anche quest'anno, anche se non parliamo dei classici panettoni che ti hanno reso tanto famoso, parliamo di un Natale solidale possibile. E infatti abbiamo con noi una bella cesta, che è una cesta completamente solidale, ispirata a questa stagione difficile che stiamo vivendo, perché sono prodotti di Vo e di Codogno, quindi i due primi centri italiani toccati dal Covid, diventati simbolo in tutto il mondo anche di una volontà di riscatto. Allora, in questo Natale un po' complesso che stiamo accingendosi a vivere, ci sembrava bello parlare di questa storia che coinvolge veramente tante realtà solidali. Nicola Boscoletto, intanto un quadro della situazione, come sta andando, come state affrontando questo momento così complicato? È un momento difficile, occorre molta serenità, nervi saldi e soprattutto non essere da soli. Cioè, la cosa più importante in questo momento è non essere da soli, non sentirsi da soli. E questa iniziativa credo abbia aiutato a un livello superiore a non sentirsi soli, soprattutto quando si è distanti, quando si vive situazioni molto particolari. Ecco, noi come cooperativa fin da subito, febbraio-marzo, abbiamo avuto subito un momento di sbandamento quando c'è stata la chiusura, le problematiche, non si sapeva che cosa continuava, cosa non continuava. Anche perché vogliamo ricordare un po' di numeri, Cooperativa Giotto opera in gran parte all'interno del carcere di Padova con i detenuti del carcere di Padova, poi avete circa 300 mi sembra dipendenti. Oggi la Cooperativa Giotto ha 400 dipendenti, di cui un centinaio afferiscono al mondo del disagio sociale del carcere, un'ottantina la disabilità fisica, psichica e psicofisica, il resto sono tutti operatori come il sottoscritto, gli apparentemente normali, come mi piace definirli. Siamo tutti un po' apparentemente normali. Quindi un impegno non da poco. Sorridiamo, ma immaginate cosa vuol dire in un momento di difficoltà per chi vive anche all'interno di un mondo che conta moltissimo appunto sulla solidarietà. Garantire 400 posti di lavoro, famiglie intere che vivono grazie a questa grande operosità della cooperativa. Quindi quello che ha detto Nicola, secondo me è molto importante, non sentirsi soli, cercare di fare squadra e di resistere all'urto è assolutamente importante. Vuoi raccontarci come nasce appunto e cosa c'è dentro questa cesta, oltre a quello che vediamo con i nostri occhi, anche quello che c'è dal punto di vista proprio della solidarietà e dei rapporti che sono cresciuti in questi anni? Diciamo, questa cesta rappresenta questo secondo livello del non sentirsi soli. Il primo livello è quello interno della propria cooperativa, della propria azienda, e lì diciamo abbiamo saputo veramente fare squadra, sostenerci l'uno con l'altro. Ma questo ha bisogno di andare oltre alla propria azienda, alla propria cooperativa, al proprio territorio, soprattutto in un momento di difficoltà come questo. E dopo un po' di mesi, per tutta una serie di rapporti, alcuni più vicini, voi Uganeo, alcuni meno vicini, come Codogno, ci siamo in Lombardia, ci siamo trovati per dei rapporti a incrociare queste due realtà, questi due territori che sono diventati un po' il simbolo del Covid, le prime due zone rosse d'Italia. Mattarella è andato a Codogno, Mattarella è venuto il 14 di settembre a voi a inaugurare l'anno scolastico, e qui senza aver la pretesa di rispondere a tutto e a tutti, che è una cosa impossibile in una situazione di normalità, immaginiamoci in un contesto di difficoltà come quello che stiamo vivendo, abbiamo detto cerchiamo di lasciare un segno, di non dover dimenticare, di non avere solo presente del Covid, questo bombardamento mediatico di 9 mesi che, se
Fate caso, è da 9 mesi che tutti i giorni, da mattina a sera, non parliamo di questo, non guardiamo i dati, non... cioè voglio dire, ha preso talmente così tanto spazio della nostra vita che ci fa anche dimenticare o ci rende meno capaci di guardare anche alle cose buone che capitano, perché questo virus a tutte le cose cattive sicuramente un aspetto positivo lo ha portato, e cioè risvegliare nelle persone, soprattutto nelle più semplici, io dico quelle che non hanno la pancia proprio piena, risvegliare questa dimensione di senso, di significato, cioè ci ha fatto un po' scendere tutti giù dal pero, da questo senso di onnipotenza che noi siamo capaci sempre a rispondere a tutto, e ci ha trovati tutti indifesi, impreparati e soprattutto con un avversario invisibile. Perché il virus è invisibile, tu non lo vedi, e quindi ci ha reso anche tutti un po' più uguali, il ricco, il povero, la guardia, il ladro, l'uomo bianco, l'uomo di colore, è come se questo avesse aiutato a risvegliare questa domanda di significato del vivere, delle relazioni, perché ci ha reso più prossima questa cosa che noi pensiamo solo perché dimentichiamo, è un po' lontana negli anni, e cioè che tutti dovremmo fare i conti con la morte comunque, che nessuno di noi in questa terra è eterno. Ricordare questo non per rendere la vita più cupa, ma per darle maggior significato, cioè per dar maggior valore a ogni cosa che fai, a ogni giornata che vivi, abbiamo messo insieme noi, la cooperativa Giotto, insieme all'Opera Immacolata Concezione, che è stata ed è tuttora a dura prova, l'OIC Onlus, lo saprete in molti, cura oltre 2.000-2.700 ospiti anziani, quindi voglio dire, voi pensate a tutto quello che è stato il tema degli anziani, e tuttora lo è, insomma, e abbiamo detto, ci sono tante cose che abbiamo riscoperto dentro questi mesi di Covid, una di queste sono queste relazioni. Vogliamo darci una mano, non con il solito modo, ti do un euro, faccio la donazione, prendi il sussidio, per carità, alcune di queste cose ci possono stare. Chi c'è dentro la cesta? Ma abbiamo detto, aiutiamoci attraverso il lavoro, e quindi abbiamo deciso di fare una cesta valorizzando le aziende di Vo' Euganeo, quelle che producono vino, e a Codogno una realtà simbolo del territorio, una cooperativa sociale, l'Officina con il marchio L'Orto di Tutti, che trasforma la frutta in succhi, in marmellate, in sughi per i formaggi, Orto eccetera. Di Tutti, bellissimo, perché è veramente un orto di tutti questo. Sì, questa, appena io li ho conosciuti 4 anni fa mi sono innamorato, perché l'Orto di Tutti rappresenta esattamente il contrario di quello che noi viviamo, cioè ognuno di noi difende il proprio orto, tira sui confini, gli steccati, ma aver cura del proprio orto non vuol dire non essere aperto a un orto più grande, a fare qualcosa che ha un'utilità più grande di quello che fai te. E quindi questa cesta Vo' Codogno, una 50ina di aziende per i regali di Natale hanno aderito, soprattutto le aziende, ma non solo, quelle che magari durante il Covid sono andate bene, perché c'è chi è andato malissimo, ma chi ha tenuto è andato anche bene. O c'è anche chi è andato male, ma si è sentito lo stesso di fare un piccolo gesto di solidarietà, acquistandole e donandole ad amici, dipendenti, parenti, clienti. Queste ceste come vengono confezionate? Sempre all'interno del carcere di Padova? Queste ceste vengono confezionate all'interno del carcere di Padova con l'apporto della manodopera di detenuti, e questo aggiunge un ulteriore valore, insomma. Quindi noi abbiamo la cooperativa Giotto, l'OIC di Padova, Vo' Euganeo con la rete delle aziende prevalentemente a conduzione familiare, Codogno con la cooperativa L'Orto di Tutti, l'Officina, quindi più territori, enti pubblici, realtà del privato sociale mescolati insieme nel dire che dentro questi momenti difficili anche a Natale non vogliamo dimenticare, per stare bene non vogliamo dimenticare, ci andiamo a vedere piuttosto quello che di buono questo virus in questi mesi ha suscitato. Intanto le immagini con il nostro buon Davide Romanut ci stanno portando dentro al carcere di Padova. Sì.
ci sono realtà che con questa emergenza certamente noi abbiamo anche un pochino dimenticato, no? E mentre in tempi comuni disponibilità anche alla solidarietà, la disponibilità anche a guardare belle come la vostra forse era più scontata. Adesso quando appunto tutti cercano di guardare un po' il proprio orticello, a rimanere dentro casa, proprio quello che sia, ci sentiamo tutti un po' in pericolo sia dal punto di vista della salute sia dal punto di vista finanziario. Questo ha cambiato l'impatto verso la solidarietà, verso che succede dentro quelle mura? Dici dentro il carcere? Sì. I detenuti quando succedono queste cose hanno una solidarietà inaspettata. Le TV magari ci mostrano le insurrezioni, qualche incendio di qualche carcere, eccetera. Ci mostra sempre la parte più brutta, che magari quando succedono certi fatti bisognerebbe anche andare a capire perché sono successi, ok? E la verità non sta mai tutta da una parte, ok? E in tutti i casi è predominante un atteggiamento di solidarietà. Ad esempio, i detenuti che hanno potuto continuare a lavorare durante i mesi di lockdown si sono sentiti dei privilegiati. Hanno fatto una raccolta di fondi in poco tempo, hanno raccolto 1.500 euro da donare all'OPS, al Cotolengo di San Mauro di Rubano, perché avevano saputo che tutte queste realtà erano tutte in difficoltà perché dovevano sostenere tantissimi costi in più e nessuno in qualche modo li aiutava. Voi realizzate queste ceste, ma anche altre ceste per altri, vedo anche ceste diverse qui. Sono sempre quelle? No, sono sempre quelle, alcune sono solo Vo con 4 bottiglie di vino, alcune sono solo Codogno con 6 vasetti di marmellata per dare la possibilità di scegliere insomma un po' anche il territorio, alle realtà come preferiscono. E per voi com'è gestire il lavoro in questa condizione in cui penso nemmeno il carcere, abbiamo visto, è esente dal contagio? È difficile, era difficile, in questi ultimi tempi lo avete visto dalle notizie nazionali, nelle carceri il Covid sta galoppando, io sicuramente un motivo lo vedo nel fatto che le carceri già prima del Covid erano un disastro, quindi voglio dire il Covid ha colpito una situazione su cui bisognava intervenire già prima. Il sovraffollamento, i percorsi di rieducazione che non ci sono più, le poche opportunità di lavoro vero, i diritti praticamente non i minimi, non rispettati, quindi era già prima del Covid una situazione non più regolare, non più degna di uno Stato che si chiami Stato, con la S maiuscola. Quindi il Covid è intervenuto, ma questo non lo dico io. No, ma infatti io sono un po' stupita anche da questa frase, perché chissà, chi ha seguito le nostre interviste nel corso degli anni, sa che non parliamo di una persona che denuncia situazioni pesanti. Nel corso degli anni abbiamo sempre parlato di cose in positivo. Certo. Sentire queste frasi significa che le cose sono peggiorate negli ultimi anni, di molto? Di molto, tantissimo. Il Covid ha accentuato una situazione non preparata. È vero che sti giorni si parla che anche l'Italia afferma il 2006 il piano pandemico. Il piano pandemico nazionale, se l'Italia ha il piano pandemico fermo al 2006, le carceri probabilmente siamo fermi ancora al 1900 e circa, insomma. Ma questo per senso di realismo, nessuno si offenda. E in questi mesi sono usciti decine di libri a firma di magistrati, ex direttori, quindi non solo dal mondo del privato sociale, dei pezzettini di società civile che conosce ed entra nel carcere, ma proprio da parti dello Stato, Gherardo Colombo, Marcello Bortolato, Luigi Pagano, Giacinto Siciliano, Umberto Curi, Flick, Giovanni Maria Flick. C'è una produzione, ormai proprio l'ultimo libro di Marcello Bortolato scritto con Edoardo Vigna del Corriere della Sera, il titolo è Vendetta Pubblica, cioè un magistrato che scrive un libro
in cui dice il carcere oggi è diventata una vendetta pubblica, cioè abbiamo perso. Dobbiamo riappropriarsi, fare in modo che la Costituzione torna ad essere non un libro scritto, ma diventi vita. Ma perché? Cosa è successo? Cos'è cambiato in questi anni? Cioè, eravamo partiti con un grande anche progetto che nella Costituzione ha la sua ragione di essere, cioè il fatto che la pena deve rieducare, riportare alla società delle persone cambiate, che non vogliono più commettere reati. Le carceri sono una piaga mondiale, quindi non è un problema italiano, è un problema italiano, europeo, mondiale, in cui non si è mai visto lungo l'arco della storia, se non alcuni momenti, ma leggermente in cui le cose andavano meglio, non è mai stato un luogo su cui investire. È un luogo, la sicurezza, il carcere, è un tema e sono luoghi in cui in maniera demagogica, in maniera strutturale si gioca il consenso, si giocano tanti interessi. Quindi è da anni che il sistema penitenziario italiano, europeo, mondiale, sta, non a caso Papa Francesco, se vi ricordate a Pasqua, ha voluto mettere il mondo, tutto il mondo, con la Via Crucis, mettendo solo ed esclusivamente a tema la piaga del carcere. Intanto stiamo vedendo le immagini della realizzazione appunto a Codogno di questi vasetti che vedete qui, è appunto sempre una cooperativa all'orto di tutti con moltissime persone di varia estrazione, c'è un po' di tutto veramente, loro lavorano con persone fragili oppure ragazzi giovani, disabili, persone con problematiche di autismo, richiedenti asilo, persone con problemi penali, è veramente una bella realtà e la stiamo andando a conoscere anche certo, attraverso queste immagini. Dicevamo appunto, tornando alla realtà all'interno appunto del carcere, che si sono fatti tanti passi indietro perché la gestione della sicurezza sappiamo è sempre un po' problematica. Agire all'interno delle strutture carcerarie con altri strumenti richiede investimenti che per un motivo o per un altro non si comunque fanno in maniera sufficiente. Il terzo settore, il volontariato, la cooperazione. Sa mettersi in discussione, sa uscire da un'autoreferenzialità e sa, aiutandosi insieme, che è l'altro elemento fondamentale, il valore aggiunto è fare insieme. E questo che lo spettacolo brutto che a livello nazionale riceviamo tutti i giorni. No, noi anche a Padova qui, ma anche in molte parti d'Italia, stiamo tentando insieme di rispondere, anche a Padova che ha 40 anni di storia di presenza del privato sociale, della cittadinanza rispetto al carcere, sta facendo un argine importante, con grande fatica, ma sta facendo. Elementi fondamentali sono riconoscere come valore aggiunto il fare insieme ed essere trasparenti. Okay. Questi sono due elementi che se voi fate a caso, ed in questi 9 mesi, sono stati tutto fuorché questo. Cioè, una lite continua a tutte le ore in tutti i talk show e un'assoluta opacità perché nessuno è riuscito a farsi un'idea chiara. Abbiamo 10 virologi, fossero solo 10, sì, sarebbero... Virologi sono tanti, anche giusto che ci siano centinaia di virologi, però posizioni diverse. Magari andassero un po' più all'unisono, sì, sarebbe... No, dico questo... Potevano fare un congresso, dopodiché... Certo, dico questo perché poi ho sentito spesso attaccare i giovani, vanno fuori, bevono lo spritz, fanno gli assembramenti, non sono responsabili, ma questi saranno pure figli di qualcuno. E questi padri in senso generale, Stato, enti, università, tutto, ma che spettacolo stanno vedendo? Che è da 8 mesi che vedono litigare tutti e tutto, su tutti gli argomenti. Quindi come fai tu che sei responsabile a chiedere di essere responsabile all'ultimo della catena? Mamma mia. Questo lo dico perché occorre contemplare tutti, a tutti i livelli e non... poi cercare il capro espiatorio. Qui dobbiamo essere tutti responsabili, ma per chiedere a uno di essere responsabile non basta chiederlo. Un figlio
non basta quello che gli dice il papà e la mamma, deve vedere il papà e la mamma fare quelle l'esempio, cose. Certo. L'esempio, certo. Come sarà il Natale per voi all'interno del carcere e comunque anche all'interno della vostra realtà? Allora, all'interno del carcere sarà veramente duro e triste, perché da mesi che le attività sono ridotte, tanti volontari non entrano, tante carceri a differenza di Padova non hanno attività, ne hanno meno, e hanno tagliato, diminuito i colloqui, quindi cioè, sarà veramente quel momento noi che dovremo vivere un po' più stretti questo Natale, forse abbiamo la possibilità di capire un po' di più che cosa vuol dire essere chiusi, lontano dagli affetti, senza una possibilità di un abbraccio, cioè voglio dire, quindi sarà sicuramente da questo punto di vista difficile, come lo sarà per tutti noi, anche per la cooperativa stessa. Noi ogni anno facciamo come momento di auguri il pranzo sociale in carcere, una fetta di pizza, un pezzo di panettone, e alla sera la cena fuori con tutti. Quest'anno non si può fare. Per come è andato l'anno, per come abbiamo avuto modo dentro gli aspetti di difficoltà di vedere anche tanti aspetti positivi, abbiamo deciso di invitare tutti liberamente ad esempio a una messa al santo, il nostro Santo Antonio di Padova, che dal 1231 è stato vicino ai carcerati, ma non solo, cioè voglio dire, anche alla cooperativa in questi anni. 1221 arrivò a Padova. Sì, ma il gesto più importante che lui fa a Padova, uno degli ultimi gesti prima di morire, è quello di andare in comune nel 1231 e far cambiare al comune lo statuto per quanto riguarda i detenuti, le persone prive di libertà, perché non dovevano diventare schiavi per riscattarsi. Per okay, i debiti, no. Esatto. Ma in qualche modo dovevano fare un percorso, eccetera, eccetera. Anche da questo punto di vista il comune di Padova, che ha realizzato il primo progetto carcere in Italia nell'88-89, abbiamo visto firmare un protocollo per i lavori di pubblica utilità dal nome Mi riscatto per Padova, che sono lavori semi gratuiti o semi forzati che riportano indietro di tanti tanti anni su questo aspetto il Comune di Padova. Speriamo faccia una riflessione, ritorni ad ascoltare questo pezzettino di realtà sociale del suo territorio che tanto amata in questi 30 anni da parte di tanti luoghi d'Italia ma anche del mondo. Amnistia sì o no? Allora, ogni intervento ha senso se non è emergenziale, poi muore tutto. Allora, certo che se c'hai un bambino che sta negando in mare, devi salvarlo. Che cominciano per rimanere. Non che intervengono nel momento in cui non puoi fare a meno e poi non rimane. Allora, correnti studiati, mirati, che siano continuativi e strutturali, che diano, che ci sia un inizio di un percorso. Non io, il minuto dopo che è finito il problema, tutto ritorna come prima, si inasprisce di nuovo, i detenuti salgono di nuovo, aumentano le pene, allargano le pene. Cioè, voglio dire, no, qui bisogna essere seri e nessuno deve sentirsi, come si dice, in colpa. L'ultimo arrivato non può sentirsi in colpa di tutta una storia lunga di decenni di fallimenti. Noi oggi dobbiamo considerarci dei curatori fallimentari, dobbiamo salvare quel poco di buono che c'è e cambiare tutto ciò che va male. Non possiamo continuare a difenderci, ad autodifenderci, a difendere il sistema. Adesso cioè, non so, non ho, io non ho ben chiaro, a parte che credo nessuno ce l'abbia ben chiaro, quello che è stato fatto il piano per il recovery. Non so se c'è qualcosa per le carceri, se c'è un capitolo o se no. Ci sono cose che spostano di niente la situazione, perché prevedere sotto i 18 mesi, che poi quando ci sono già le leggi che dicono che sotto i 3 anni, 4 anni puoi andare in affidamento, cioè
non si applicano. Quindi si parla di pene, di cosa fare in altre pene alternative sostanzialmente. Sì, sì. Si è ridotta la pena solo ed esclusivamente al carcere, mentre in realtà il carcere è l'ultima, l'estrema ratio dopo che tu hai fatto tanti altri percorsi, tante misure alternative. Insomma, non voglio finire questa puntata senza mostrare le immagini belle, anche per portare un po' di serenità, perché abbiamo detto delle cose impegnative, insomma, sono realtà su cui non si va molto a guardare durante l'anno. È giusto guardare anche all'interno del carcere, giustamente. Io, se non avessi conosciuto Nicola Boscoletto, non sarei mai entrata dentro un carcere, non avrei considerato, non avrei fatto mie alcune cose che ho visto con i miei occhi e pensato che forse così non è la strada giusta, perché solo vedendo forse uno riesce a capire dove sono i problemi appunto delle strutture carcerarie. La cosa importante è che le persone che escono dal carcere, perché prima o dopo, molto spesso prima escono, non siano quelle che sono entrate o peggiorate addirittura, e questa è la cosa fondamentale che stiamo sbagliando. E questo è un po' come la terza ondata del Covid: se non fai le cose come devono essere fatte, il problema si ripresenta più grave di prima. E questo per uno Stato deve essere un tema da discutere, da affrontare, da gestire e da risolvere con gli strumenti che si decidano, ma con degli strumenti, insomma, cioè bisogna mettere in campo un piano, non è che si può lasciare alla buona volontà o al destino che succeda quel che succeda. È un argomento molto molto serio che ha delle ricadute sulla società molto vere, che diventano peggiorative a mano che non si mette mano a questa situazione. Per quello, avendo parlato di un argomento così anche pesante, vorrei mostrare delle immagini belle, che sono quelle della consegna di questa cesta alla nostra Presidente del Senato Padovana, Elisabetta Casellati, che vi ha accolto proprio a casa sua, sì, sostanzialmente, e non solo, insomma, ha voluto anche fare lei stessa un gesto di solidarietà. Come è andata? È andata benissimo, abbiamo avuto un'accoglienza bella, con una attenzione rispetto a queste problematiche sanitarie del lavoro, della libertà della persona. Io ho visto la Presidente Casellati su questo tema, ha fatto un intervento breve mentre eravamo lì tutti insieme. Io credo che questi mesi, quello che lei un pochino probabilmente ha vissuto girando l'Italia, l'abbia particolarmente segnata, insomma, ecco. Ripeto, vuole portarci al Natale con un sorriso, con la speranza, con le tante cose buone che sono successe in questi mesi. Partendo da questo, devo dire che nel corso degli anni tante cose, tante iniziative che avete avviato poi sono rimaste con la vostra cooperativa, sono rimaste collaborazioni che hanno portato tante iniziative anche fuori dai confini nazionali, sì. Siete andati anche oltreoceano. In Brasile, a Chicago, a Lisbona, esistono iniziative, dei rapporti che continuano. Mi piace citare e così salutare i nostri amici sia di Chicago che del Brasile, di Lisbona, dove in una collaborazione sono iniziate dei progetti. A Chicago è partito un progetto nella Cook County Jail, un carcere dello Stato di Chicago, per gli appassionati dei Blues Brothers, un pezzettino di carcere dove fu girato il film, un carcere con 9.000 detenuti. È partito un progetto 7 anni fa sulla ristorazione con un ristoratore italo-americano, Bruno Abate, che prima con i minori, adesso con gli adulti, sta portando avanti un progetto sulla cucina, sul reinserimento, che è definito il più importante degli Stati Uniti d'America. Abbiamo finito il tempo, però vogliamo fare un augurio di Natale a tutti quanti, sì, a tutti, sì, quelli che sono fuori e sono in libertà vigilata, diciamo così, in questo Natale, sì, da quasi reclusi, e chi invece si trova costretto, sì, all'interno delle strutture penitenziarie. Io voglio fare un augurio a tutti i lavoratori della cooperativa Giotto, a tutti i volontari, a tutti i detenuti, a tutte le persone, le famiglie che ci hanno ascoltato, che ci ascolteranno, che dobbiamo vivere un Natale prendendo le cose più importanti. Questo piccolo gesto non è di per sé stesso importante, ma è importante per il messaggio che veicola. Grazie. E veicola un messaggio di speranza, un messaggio in cui il valore aggiunto è fare insieme con onestà, con trasparenza. Grazie.
parole sante, come si dice, ai nostri telespettatori. Veramente l'augurio di una buona giornata. Ci vediamo domani. Arrivederci.